Stanno preparando. Allora, buongiorno a tutti. Allora, sei partito? Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo la scuola Maiella da Tuchi e questa è oggi una giornata didattica su quello che è un patrimonio nazionale, che è il tartufo. Il tartufo è un fungo ipogeo. L'Italia ne produce tantissimo e di altissima qualità ed è un'attività dove viene utilizzato il cane. Il cane viene utilizzato sia per agevolare la ricerca, sia perché il cane, quando va a ritrovare il tartufo è arrivato a maturazione. Infatti, quando ci capita di assaggiare qualche tartufo che o non è saporito o che non ci piace, molto probabilmente quello è stato raccolto non con il cane. Quindi noi la stessa mela, stesso albero, se è maturo ci dà dei sapori, se non lo è ce ne darà altro. Allora, questo orgoglio naturale è un fungo che nasce sottoterra. Il cane, attraverso l'odore e per gioco, perché noi li abituiamo da quando sono cuccioli a giocare con un tartufo artificiale che è totalmente inodore, fino a quando andiamo a mettere all'interno un pezzetto di tartufo che gli fa profumare, e il cane si abita, guardate con quale attenzione lo guardano, perché è il loro giocattolo preferito. Gli facciamo sviluppare la possessività. E attraverso questa li abituiamo a ricercarli anche sottoterra, e tra un po' li vedrete in azione. Allora, indispensabili sono le persone con un buon senso naturalistico, nel senso che richiudono le buche, che non zappano, e per questo sono nate delle associazioni importanti. Io faccio parte dell'Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi, che è un'associazione che è per la libera ricerca. È fondamentale il cane con il giusto rapporto, il fatto che questi cani siano bene in sintonia con i proprietari, quindi non hanno subito dei traumi, è evidente dal loro stato di benessere. E viene utilizzato il banchetto, dei quali in Italia abbiamo dei grossi artigiani, e noi forse abbiamo uno dei migliori, se non il migliore, che è Michelino Rossi. Con l'ausilio di questo strumento qui, posso dire? Prego. Questo è uno strumento che è stato pensato per non creare danni all'apparato radicale dell'albero, che dovrà continuare a produrre tartufi. Quindi andare con uno strumento che crea dei danni sotto un albero, che una volta si usavano le zappe, purtroppo vengono usate ancora noi in maniera illegale, andare a utilizzare un giusto strumento, che sembra una cosa banale ma in realtà è complesso, perché ha un disegno che non danneggia la radice, un bastone che deve essere leggero per agevolarci il trasporto, e pratico da utilizzare in montagna quando si cammina e quant'altro. E abbiamo Michelino come rappresentante di questo mezzo qui. Il tartufo di addestramento che è brevettato e certificato dall'Università di Teramo, facoltà di benessere animale, quindi questo tartufo non può succedere mai nulla di negativo al cane, di ingoio e quant'altro, non è tossico, non lo forbio olfattivamente. Abbiamo diverse razze che vengono utilizzate per il tartufo, ma tra le quali abbiamo la razza, prego Giovanni avvicinati un po', che è un orgoglio nazionale, che è il Lagotto Romagnolo. Il Lagotto Romagnolo è una razza italiana, come ce lo dice già il nome, ed è la razza riconosciuta dall'ENCI a tale funzione. Noi utilizziamo, tecnicamente si possono utilizzare quasi tutte le razze, quasi tutti i cani, in maniera particolare i cani da riporto, da ferma continentale. Quindi abbiamo qui dei Labrador, abbiamo qui dei Kurzar, dei Bracchi Pointer, anche dei cagnolini fantasia, perché è una disciplina che si presta veramente a tutti. È una disciplina che crea una bella relazione. Spesso noi facciamo delle cene dove c'è il ragazzo di 15 anni con la persona ottantenne e parlano di che cos'è il tartufo, di dove si andava a raccogliere e quant'altro. È veramente una disciplina che unisce tante cose positive, che ha sostituito attività che ormai sono passate abbastanza di moda, ci fa stare a contatto con la natura, sempre avendo rispetto di questa. Quindi se troviamo qualche parte dove qualcuno sta zappando, che lo dobbiamo segnalare agli enti competenti, perché noi abbiamo anche il dovere di salvaguardare questo patrimonio. Adesso vi faremo vedere come andranno a interagire i cani sul tartufo, e man mano che accadrà questo vi racconterò quello che sta succedendo. Grazie.